Esattamente, Vincenzo era un operatore molto valido della Polizia Stradale e questa sala riunioni del compartimento della Polizia Stradale della Calabria, di tutta la regione, verrà dedicata proprio oggi alla sua memoria, al suo nome, per le sue qualità umane e professionali, per la sua grande capacità di essere a servizio delle persone. E come ha detto lei, si tratta di un servizio spesso molto delicato. Sapete bene che l'operatore della polizia stradale, soprattutto più degli altri, è particolarmente esposto sulle strade ad incidenti e quindi ad eventi delle volte traumatici e molti di loro purtroppo hanno perso anche la vita. Oggi siamo qui per commemorare il nostro caro Vincenzo, ma anche per attenzionare questo territorio che merita una particolare considerazione per la sua complessità e per il bisogno di sicurezza che i cittadini ogni giorno esprimono in favore appunto di un bene comune che è pienamente condivisibile. Sì, è importante cogliere la logica di fondo di questi provvedimenti, che è appunto quello di dare più strumenti per garantire la sicurezza di chi viaggia su strada e di evitare al tempo stesso che una questione di agio si possa trasformare in una questione di disagio per gli altri. E quindi una maggiore regolamentazione speriamo che induca soprattutto coloro i quali sono più indisciplinati nel mantenere le regole della circolazione stradale, li induca ad essere più accorti per evitare delle tragedie. Leggerò adesso un pensiero che è stato scritto da mia cugina Rosa, la figlia dell'assistente capo coordinatore dell'hotel Vincenzo. Oggi ricordiamo una persona che molti hanno conosciuto e che altri hanno avuto modo di conoscere indirettamente. È meraviglioso come, nonostante mio padre sia un ricordo o una voce che forse alcuni ricordano nei corridoi d'ufficio, riesca ad essere vivo nell'attenzione di coloro che si sono impegnati a dedicargli questa sala riunioni. Ero piccola, quando alle volte passavo in ufficio, e per quel poco che ho vissuto, ho sempre pensato che il mio futuro avrei voluto essere proprio come lui, rispettato e amato dai suoi colleghi, che si rivolgevano a lui non solo per lavoro, ma anche per un consiglio, un aiuto o solo per scambiare quattro chiacchiere o farsi raccontare una barzelletta. Enzo risultava sempre disponibile. Addirittura, all'ultimo secondo, prima di una cerimonia, qualcuno correva da lui per farsi attaccare un bottone, per farsi riparare un tacco o farsi fare un altro buco sulla cintura. Era fiero della sua divisa e orgoglioso di far parte della polizia stradale e di essere dunque un centauro.